Grazie Presidente. Dunque sì, un atto dovuto perché quando arriva una sentenza del Tribunale è chiaro che l'amministrazione deve rispondere. È anche vero che poi questo atto dovuto fa seguito appunto a un intervento dell'autorità che ha ridimensionato notevolmente quelle che erano le richieste del pretendente, quindi questo è un primo punto da dover sottolineare perché è un risparmio comunque per l'amministrazione, perché ricordo che i debiti fuori bilancio si pagano con i soldi dei contribuenti che sono i cittadini di Roma. Dovremmo chiederci, ma se no potremmo essere tacciati di dover far riferimento al passato, del perché nella realizzazione di queste opere, in particolare metropolitana, in questo caso della linea B, il troncone, quello nuovo, insomma, quello che va. Che si è andata ad aggiungere alla linea B successivamente, il costo delle opere, quindi diciamo l'extra spesa sia stata così ingente rispetto ai costi individuati in fase di progettazione, ma qui sorvoliamo. Ricordo, proprio perché il mio collega De Prima ha citato i dipendenti, che nel momento in cui interviene un tribunale degli atti di pignoramento da parte del pretendente, spesso vengono bloccati i conti delle aziende. E se un'azienda ha i conti bloccati, pur avendo magari la disponibilità, non paga gli stipendi. Quindi questo atto dovuto in realtà mette ordine in una situazione anche di liquidità e della possibilità appunto di svolgere la propria attività industriale, che non banalizzerei semplicemente con vabbè, lo dovevate fare, lo avete fatto. Per cui ritengo che nell'opera di risanamento lento che stiamo portando avanti già da tempo, nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio, anche diciamo, questo intervento è un ulteriore passo, non è nemmeno tanto diciamo, modesto dal punto di vista economico, perché parliamo di oltre 9 milioni di euro, che ci avvicina sempre di più ad avere un'amministrazione un po' più sana. Saremo molto contenti e saremmo molto contenti di poter dire già alla fine di questi 5 anni che grossi passi avanti rispetto al passato sono stati fatti. Grazie.